Il recupero di mercoledì, che ha visto la regina imporsi all'Atleti Azzurri d'Italia, può essere interpretato in modi diversi, dipende solo e esclusivamente dai punti di vista. Se si allontana in modo quasi immutabile il discorso playoff, si avvicina alla stessa stregua comunque la salvezza, anche dal punto di vista matematico. Sono quattro i punti che ci separano dal sogno, molti di più quelli che ci consentono di dormire su quattro cuscini. Se vogliamo essere obiettivi, possiamo solo dire che le prossime tre gare che ci rimangono, da qui alla fine, serviranno tanto quanto e, indipendentemente dai risultati, non troveranno riscontro in obiettivi diversi da quello prefissato alla vigilia, ovvero sia la salvezza. Il Crotone doveva salvarsi e lo ha fatto nel migliore modo possibile, senza nessun patema. Dopodomani saremo impegnati a Cittadella. E la mente non può far altro che riportarci allo stop che nella passata stagione i padovani ci imposero, eliminandoci dai playoff. No, io non ho la mente là, io ho la mente il giorno prima che mi sono fatto male. Sicuramente non ho un bel ricordo di quella trasferta, sicuramente. Però no, niente, sono campionati totalmente diversi, sicuramente completamente diverso, non paragonare le due cose. Andiamo là per fare il risultato perché ci servono gli ultimi punti per salvarci. Loro sicuramente hanno un modo diverso d'approccio rispetto all'anno scorso, quindi sarà una partita completamente diversa. Che ambiente ti aspetti, considerando che il Cittadella deve assolutamente vincere? Sicuramente per loro è una partita importantissima, fondamentale, che con noi si giocano gran parte del campionato, sicuramente loro cercheranno subito di metterci alle corde, sicuramente sarà una partita così, una partita dove loro inizieranno subito ad aggredirci, a pressare. Sarà una partita di fine campionato. Anche se comunque il percorso fin qui effettuato dal Crotone è soltanto da elogiare e basta. Qualche Sì, ecco. rammarico ce l'hai tu personalmente? No, 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 rammarico no, perché abbiamo fatto veramente un ottimo campionato. Un campionato difficile, con alti e bassi. Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto delle difficoltà, ci siamo ripresi molto bene perché è difficile. Adesso abbiamo la possibilità di salvarci la terza giornata, terz'ultima giornata di campionato, quindi andiamo là per salvarci il più presto possibile. Quindi scusami se insisto e chiudiamo questa breve intervista, i sogni playoff li abbandoniamo anche quest'anno? Matematicamente non siamo fuori, eh? Io non vado in campo pensando oggi gioco per la salvezza o oggi gioco per i playoff. Si va in campo per cercare di dare il massimo, cercare di vincere e fare il bene della squadra. Poi gli ultimi 95 minuti, questi che verranno, poi tiri delle somme, guarda cosa ne è venuto fuori, e poi in base alla classifica guardi se hai ancora le possibilità per fare un tipo di campionato. No, sicuramente ecco, non si va in campo per dire oggi gioco per salvarmi, quindi non è un ragionamento che si può fare, un ragionamento che si fa è che si va in campo per fare risultato.